due anni oggi vi porto con me in una delle spiagge più caraibiche della Toscana. Non ci sono mai stata, dicono che sia molto bella, c'è anche un perché, cioè non è una spiaggia del tutto naturale. Quindi ci staremo solo un giorno per evitare di morire in malo modo di qualche malattia. Tra 8 minuti circa arriveremo lì, cioè non 8 minuti per voi, 8 minuti per me, e vi racconterò un po' dell'altro. Ecco, questa è l'azienda che dà il nome anche a questo paese in pratica. Decisamente da ladri, ma nelle località turistiche così funziona. Ah, ottimo da sapere, c'è anche un punto bar ristoro. Io pensavo di trovare solo una spiaggia. Ecco, da qua si vede ancora l'azienda da cui siamo passati vicini prima. Abbiamo visto un parcheggio e ci siamo buttati dentro. Non so se è quello più vicino, più comodo alla spiaggia, però c'è questa camminata lunghissima, per fortuna sull'asfalto. Credo che là in fondo ci sia la spiaggia. Dopo diverse centinaia di metri, eccoci qui alle spiagge bianche. Allora, suppongo che questo, dato il cartello, siano delle spiagge organizzate. Come potete vedere, già è bianca qua. E là tu, oh, ma il mare è bellissimo da qui, non lo so, poi adesso andiamo a vederlo. E vabbè. Raga, cioè, è Italia questa? Azienda Solvay riversa i propri scarichi chimici in mare, che per una particolare conformazione di, diciamo, questa parte, questa laguna, rimangono in risacca e quindi praticamente non vengono sversati nel mare aperto. Troviamo quindi un fondale che sembra una piscina, perché ragazzi sembra finto questo, sembra una piscina. Ok, si va dentro a fondo velocemente. E non so se è sempre così, ma è particolarmente ventoso, quindi in realtà non si sente molto il caldo. Questa cosa è un pro e un contro se vi dimenticate di mettere la crema, perché vi bruciate e poi vi vengono i tumori alla pelle. Sì, bentornati sul mio canale. Parlando con un tizio del posto, più o meno, ci ha detto che in realtà questa spiaggia non ha stabilimenti perché è tutta proprietà della Solvay. Scarica in mare, è giusto, sì, no? Al momento ha concessione di fare questa cosa, ancora per 5 anni ci è stato detto, quindi per 5 anni continuerà a fare come ha fatto negli ultimi 100 anni, perché è 100 anni che scarica in questa meraviglia della natura. Non c'è pesca, quindi non c'è allevamenti e quant'altro, non ci sono alghe, ragazzi, non ci sono insetti e sembra il fondo di una piscina. Qui possiamo vedere chiaramente la differenza di colore delle varie zone in mare. Ovviamente dove cambia colore là in fondo è perché inizia a essere mare aperto, quindi più corrente e i depositi vengono portati via più facilmente. Raga, immergiamoci. Ho paura! Allora, non si vedono i miei piedi. Qua c'è una zona in cui si rialza.
sono lontana dalla costa, ma sono completamente in piedi. Troppo vento per stare con un ombrellone in spiaggia, un ombrellone magari di quelli che non costano 50-60 euro. Quindi abbiamo pranzato qua con delle cose prese al bar, dei prezzi decisamente non economici, però c'è una interessante cassa automatica, quindi non devi pagare al bar, paghi alla cassa automatica e vai a ritirare le cose. I bagni sono liberi, quindi se vi scappa la pipì e siete nella spiaggia libera potete tranquillamente venire qua. Potete fare anche la doccia, ma sono da comprare i gettoni. Si sta decisamente bene perché non c'è un vento pazzesco qua sotto, si è protetti dal sole, quindi non ci si brucia, anche se temo di essermi leggermente bruciata lo stesso anche con la 50 più. E è pieno di stranieri. Se non volete sentire parlare italiano, questo è il luogo giusto. Tutto in questa zona, come abbiamo detto, viene sbiancato dalla sabbia, causa scarichi di questa azienda, a persino questo tronco. Guardate qui. Più ci si avvicina alla fabbrica Solvay, più il mare e la sabbia diventano bianche. Questo può apparentemente essere una cosa meravigliosa a guardarla, purtroppo è anche una cosa terribile perché all'interno del mare non ci sono pesci, non ci sono alghe, non c'è nessun essere vivente, non ci sono neanche gli insetti, ragazzi. Quindi sì, è sicuramente una cosa da vedere, secondo me, una volta nella vita. Se ci passate, sicuramente fare tanti chilometri per venire solo una volta a vedere questa spiaggia, non lo so. Sicuramente una cosa che non farei è portare qui tutte le estati i miei figli per più di un giorno. Per questo è tutto, concludo questo video, spero che vi sia piaciuto. Mi scuso dell'assenza di questi 2 anni, capitemi, Covid, zero viaggio, eccetera, e ci vediamo alla prossima, ciao! Questa è l'unica forma di vita.